Rassegna stampa di oggi 18 aprile 2018. Cari amici, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Governo al via mandato esplorativo della Casellati. Centrodestra diviso e Salvini non si presenta. La seconda carica dello Stato ricevuta in tarda mattinata al Colle. Dopo quasi un mese e mezzo di stallo politico, ha ricevuto l'incarico mirato di sondare le intenzioni del Movimento 5 Stelle e della coalizione Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Il Carroccio dice: noi pronti anche oggi, basta che gli altri smettano di litigare. Di Maio su Facebook dice: ribadiremo le nostre posizioni e proposte. Primo colloquio con Roberto Fico a Montecitorio, a seguire Paolo Gentiloni. Firenze, fatture false notificate, avvisi di conclusione, indagine ai genitori di Matteo Renzi, a Luigi D'Agostino. Le fatture di cui ha indagato la Guardia di Finanza sono due, una da 20.000 euro e l'altra da 130.000. Le sarebbero state riscontrate durante le indagini sull'imprenditore di origini pugliese, molto attivo nella realizzazione dei centri commerciali targati Kering. Secondo l'ipotesi di reato formulata dal PM, le fatture sarebbero state messe dalle aziende della famiglia dell'ex Premier, rispettivamente la Parti SRL e la E26, per operazioni inesistenti. Amianto, processo Olivetti, tutti assolti nel processo di appello, i giudici dicono fatto non sussiste, cuore del processo. 14 casi di decesso per malattie legate alla fibra killer utilizzata nei processi produttivi. Secondo l'accusa, il talco contaminato da tremolite ed amianto sarebbe stato sostituito con grave ritardo, soltanto 5 anni dopo. Per i giudici di secondo grado il fatto non sussiste. Milano, studenti diffondono video in chat, sospesi e condannati a lavori socialmente utili. Le immagini erano state inviate tempo dalla vittima al fidanzato quando erano entrambi alle medie. Il filmato era stato diffuso una prima volta, ma i genitori non avevano denunciato, però era rispuntato e il responsabile dell'istituto ha convinto i genitori dell'allora tredicenne a denunciare. Trattativa e giudici in Camera di Consiglio, storia del processo sul patto tra Stato e mafia, tra accuse, polemiche e misteri. La Corte, presieduta da Alfredo Montalto, dovrà decidere se i boss mafiosi sedettero o meno al tavolo delle istituzioni. 9 gli imputati, da Bagarello a Mancino a Mori, per i quali la pubblica accusa ha chiesto un totale 88 anni di carcere. Sono accusati di violenza o minaccia a un corpo politico dello Stato, concorso esterno, falsa testimonianza. Il procedimento, cominciato tra le polemiche 5 anni fa, ha spaccato l'opinione pubblica, dal conflitto di attribuzione sollevata dal Quirinale al ruolo dei Carabinieri e poi quello di Dell'Utri e Forza Italia. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.